Benvenuti e benvenuti a questo ultimo appuntamento con Giovedì Scienza dietro l'angolo. Siamo nella Biblioteca civica Lorenzo Milani del quartiere Falchera di Torino che ringraziamo per l'ospitalità e sono in compagnia di Lorenza Polistena. Tutti sbagliano il suo cognome, dice, <ride> però l'accento è sulla I, che è un etologa, che ha un canale di divulgazione molto seguito, ci parlerà di animali domestici. Eh, che cos'è Giovedì Scienza dietro l'angolo? È un esperimento, questo è il primo anno che lo facciamo. Eh, Giovedì Scienza è un appuntamento invece giunto alla 38esima edizione, organizzato da Centro Scienza, l'associazione di cui io sono socio, che appunto da molti anni, è la 38esima edizione, organizza conferenze, aperte al pubblico e gratuite tutti i giovedì, nella, nella stagione invernale, in cui portiamo la ricerca più avanzata a un pubblico il più vasto possibile. Eh, in occasione di, del programma La Cultura dietro l'angolo, eh, di Fondazione Compagnia di San Paolo, con la collaborazione della città di Torino, quest'anno, e con la fondamentale collaborazione della rete delle biblioteche civiche, quest'anno abbiamo appunto, sperimentato un ciclo di quattro incontri, eh, dedicato, dedicati a temi scientifici in senso, in senso ampio eh, che si innestano nel programma La cultura dietro l'angolo e l'abbiamo chiamato naturalmente giovedì scienza dietro l'angolo. E questo è il quarto e ultimo eh, appuntamento. Abbiamo parlato di malattie, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di memoria e perdita della memoria. Oggi parliamo di animali. Di, di, di cani e gatti, soprattutto perché Lorenza Polista è, una, è specialista di animali domestici. Eh, Lorenza è una etologa. Chi sono gli etologi? Sono gli scienziati che studiano il comportamento animale. Tra l'altro, lei è di origine calabrese, ma si è, ha, ha preso la laurea magistrale qui a Torino. Quindi, non è la prima volta che viene a Torino, anzi, la conosce molto bene. Ha preso una laurea magistrale in Evoluzione del comportamento animale dell'uomo, che è il, come dire, il modo scientifico per definire l'etologia, eh, si occupa di divulgazione scientifica, è una divulgatrice a tempo pieno, ha un canale poi alla fine lei vi darà tutti i suoi social su cui potete seguirla, eh, è conosciuta come BeAnimal Be Animal con l'H eh, su tutti i social, eh, poi lo, lo vedremo alla fine ehm, e basta nel senso che il mio compito oggi è finito eh, eh, se ci sono domande vi chiederei di farle alla fine. Eh, in genere in questi appuntamenti noi lasciamo che il relatore eh, parli del suo, del, del suo argomento, tra l'altro ci saranno anche momenti un po' interattivi, lo vedrete, e chiedendovi di, appunto, di eh, conservare tutte le domande che avete alla fine. Se non ho dimenticato niente, spero di no. Eh, Do la parola a Lorenza Polistrana con l'accento sulla I. Scusate questa precisazione, ma è... giustamente lei ci tiene, il suo cognome pronunciato correttamente. E eh, buona conferenza a tutti. Grazie e benvenuti e benvenute. Devo dire che quando parlo di animali eh, c'è una domanda che mi viene fatta più frequentemente, che mi viene chiesta anche sui social in presenza e che devo dire mi pongo anche io molto spesso. E questa domanda è perché lo fanno? Perché cani e gatti fanno quella cosa, quella cosa che vediamo anche nei video sui social o che fanno i nostri animali domestici? E devo anche dire che spesso la risposta tende un po' a sconvolgere le persone, la risposta che gli do, perché magari a quel comportamento avevano dato un significato completamente diverso. E quindi oggi con voi iniziamo con un certo livello di sconvolgimento mattutino anche per voi. E iniziamo da un falso mito legato al comportamento dei cani. Lo facciamo partendo da un video. Un video molto semplice. Un cane che scodinzola. Ora, è un comportamento che tutti quanti vediamo nei nostri cani, nei cani che incontriamo, nei cani di amici. E è opinione comune che un cane che scodinzola è un cane felice, giusto? Mm, non proprio. Non proprio perché in realtà lo scodinzolio. In diverse specie animali è indicativo di un certo livello di attivazione dell'animale. Ok? Quindi c'è uno stimolo che attiva l'animale. Ora, l'attivazione non è un'emozione positiva o negativa. Siamo un po' noi che pensiamo che sia solo positiva. E in realtà non è così. E allora, che cosa succede? Dobbiamo non solo guardare al fatto che il cane muove la coda da una parte all'altra, ma dobbiamo fare attenzione anche ad altri elementi del suo comportamento, ad altri elementi che riguardano la coda. Per esempio, come è posizionata la coda. È tenuta bene in alto oppure in basso o addirittura tra le zampe. Anche in quei casi il cane potrebbe muovere, potrebbe scodinzolare. E poi, l'ampiezza del movimento, com'è? Un movimento molto ampio da una parte all'altra o stretto. E c'è un'altra cosa che probabilmente facciamo più fatica a vedere a occhio nudo, ma che vi consiglio: se avete un cane, magari di registrarlo col telefonino e rallentare il video. E potreste notare che in alcuni casi. C'è anche una direzione del movimento. In alcuni casi potreste osservare che il movimento della coda, mentre il cane scodinsola, è più portato verso il fianco destro oppure verso il fianco sinistro. Questo fenomeno si ritiene sia legato alla cosiddetta lateralizzazione cerebrale. Ora, in questa stanza, io credo che gran parte di noi siamo destrimani o destrorsi. Quanti, siamo? Quanti utilizziamo la mano destra per scrivere? la maggior parte. Chi è mancino? Ok. Pochissime persone, perché nella nostra specie si è visto che appunto siamo più persone che scrivono con la mano destra e meno che scrivono con la mano sinistra. Ecco, questo è un fenomeno della nostra specie legato alla lateralizzazione cerebrale, preferenza di uno dei due arti nel compiere una determinata azione. E questo è legato all'elaborazione cerebrale perché per lateralizzazione si intende la specializzazione di uno dei due emisferi del nostro cervello, destro e sinistro, nello svolgere attività di tipo sensoriali, cognitive e motorie, come scrivere. Ora, questo fenomeno dello scorinzolio si è visto che può essere legato alla lateralizzazione cerebrale anche nei cani, un fenomeno che viene comunque studiato in altre specie animali. Ed ecco che vi faccio vedere invece adesso un video preso da una ricerca scientifica che ha studiato proprio questi movimenti, come vi dicevo prima, direzione del movimento dello scodinzolio più a destra o più a sinistra. In questa prima immagine vediamo uno scodinzolio che è più verso destra, lo vedete, poi una situazione di staticità e ora vedrete invece come lo il cane sta scodinzolando ma riusciamo a vedere da questa visione frontale uno scodinzolio più verso sinistra. Che cosa si è visto dagli studi etologici condotti sui cani? Si è visto che in effetti questa variazione della direzione del movimento è legata a che cosa il cane ha di fronte. Si è visto che un gruppo di cani, se si trovava di fronte al proprietario, quindi una persona con cui ha un legame e che conosce, manifestava un un maggiore, una maggiore ampiezza del movimento dello sconinzolio verso destra. Quindi una maggiore attivazione dell'emisfero cerebrale sinistro, l'altro dal lato opposto. Mentre se si trovavano di fronte a un cane sconosciuto, lo scorinzolio era più ampio dall'altro lato, con un maggiore coinvolgimento dunque dell'emisfero opposto, quello destro. Ecco che quindi quando guardiamo un cane che scodinzola non possiamo assumere che sia felice perché dobbiamo considerare tutti questi elementi insieme agli altri comportamenti che manifestano, la postura, il movimento, le vocalizzazioni, no? se abbaia, se guaisce, che quindi ci danno una panoramica di insieme di quello che il cane in quel momento sta vivendo. Per cui ora guarderete lo scodinzolio forse in modo più complesso ma diverso e importante anche per la comunicazione con quella specie. Sempre a proposito di code, passiamo invece ai gatti. Nel caso dei gatti abbiamo una coda che assume anche questa dei movimenti e delle configurazioni particolari. E una di queste è quella che vi sto per far vedere in questo video, che ho registrato, quindi è un mio video originale, di un gatto che, con cui ho fatto amicizia. Guardate mentre si avvicina a me e nel momento in cui io inizio a parlare come cambia il movimento della sua coda, la posizione in particolare. Eccolo. Solleva la coda, la fa ondeggiare e in questo, in questo framing della parte del, video, in questa parte del video vedete una coda ben dritta, tenuta ben dritta e con la punta rivolta in avanti. Ora non vi faccio ascoltare, non ho messo l'audio appositamente, perché in questo, in questo video ci sono io che faccio delle vocine terribili quando interagisco con questo gatto. <ride> Quindi ho evitato, ma tanto so che anche voi le fate, siamo tutti sulla stessa barca. Eh, questo ha, io ho iniziato a fare queste vocine nel momento in cui voi avete visto il cambiamento della coda, della posizione della coda, il cosiddetto baby talk. Quando noi parliamo ai cuccioli, ai nostri cuccioli, ai nostri bambini, no? noi parliamo lentamente, scandiamo le parole. E raggiungiamo probabilmente dei suoni altissimi nelle frequenze, e, e questo lo facciamo perché sono dei cuccioli. E tendiamo a riportare questo modo di comunicare anche quando ci rapportiamo con altre specie animali, inclusi cani e gatti. Questa configurazione della coda, questo tail up, lo osserviamo in contesti che appunto è questa coda ben dritta con la punta rivolta in avanti un po' appunto interrogativo, lo riscontriamo in contesti amichevoli, in contesti pacifici. Ve lo faccio vedere in questo altro video in cui probabilmente si vede anche meglio di questo gattino che segue una persona che sta registrando, vedete molto bene il dettaglio della coda. C'è un certo punto in cui si gira indietro, abbassa la coda perché ha sentito magari qualche rumore e poi tin continua con la sua coda dritta e raggiunge la persona. Ovviamente vanno guardati anche tutti gli altri comportamenti, ma a noi umani piace questa cosa di vedere uno stimolo che cattura la nostra attenzione, perché noi siamo molto orientati sulla vista quando guardiamo anche altre specie animali o quando comunichiamo tra noi. E anche persone che non hanno esperienza, magari non hanno gatti, non hanno una grossa esperienza con i gatti, rilevano in questa posizione della coda dei gatti un approccio amichevole. Da dove deriva questo comportamento dei gatti? È molto particolare perché a differenza dei cani che hanno una storia legata a un parente più prossimo, che è il lupo, che è una specie sociale, i gatti hanno una storia un po' diversa, decisamente particolare perché i parenti più prossimi dei gatti domestici non sono sociali. Eppure il gatto selvatico africano si ritiene sia il parente più prossimo, eppure... I gatti mostrano socialità nei nostri confronti, nei confronti di altri gatti. E questo è pazzesco. E questa è una delle cose che mi fa veramente amare anche di più lo studio di, di questi animali. Hanno adattato la comunicazione, modificato il loro repertorio comportamentale per meglio comunicare con noi. Da dove deriva questo comportamento? Un'ipotesi, qui lo vediamo in un'interazione tra due gatti. Che manifestano, uno dei due si vede molto bene il tail up, quindi ve lo faccio vedere così se riesco. ok. Quindi, questa punta sollevata, la coda ben piegata e la coda ben dritta, e fanno anche allo rubbing, cioè strofinano le teste uno con l'altro. È un saluto, si stanno salutando, è un approccio amichevole e pacifico. E infatti, si ritiene che il tail up nasca proprio come comportamento che aiuta i gatti a comunicare: Ehi, sono tranquillo, vengo in pace. Sono state proposte delle ipotesi sull'origine e una di queste è quella dell'età infantile. Che carino! <ride> quella dell'età infantile. Cioè, i cuccioli, i gattini, sin da piccoli, manifestano questa configurazione della coda quando interagiscono con la mamma, che è quella che si prende cura di loro, o comunque un altro gatto adulto. È importante che un cucciolo comunichi intenzioni pacifiche e che attraverso tutti questi segnali Comunichi anche di voler essere curato, di voler essere accudito o di volere del cibo. E si ritiene che col processo di domesticazione dei gatti e nella convivenza con la nostra specie, questo è stato uno dei comportamenti che ha giocato un ruolo importante nel influenzare la nostra risposta. E a proposito di influenza sul nostro comportamento, io credo che chi di voi ha un gatto, o ha avuto un gatto, si sente già abbastanza manipolato. Il <ride> nostro gatto. Beh, vi farò sentire ancora più manipolati adesso perché parlerò di una cosa chiamata sfruttamento sensoriale. Quando i gatti hanno fame, sono molto persuasivi, sanno come farsi capire e quindi sono molto anche portati a scaturire in noi una certa risposta comportamentale. Ma perché avviene? Cioè perché sentiamo questa pressione, questa spinta a dargli subito da mangiare? Questo succede e si è visto in una ricerca che durante in situazioni in cui i gatti sollecitano l'azione di una persona, quindi fammi da mangiare umano, loro producono le fusa che sono suoni con una particolare frequenza, molto conosciuti. Ma si è visto che in queste situazioni, oltre alle fusa, c'è un'altra un componente acustica con cui arricchiscono il suono. Una componente acustica non casuale, una sorta di miagolio acuto che raggiunge particolari frequenze che noi conosciamo molto bene e che ci portano ad agire. Il pianto di un bambino. Un suono che percepiamo come... Poco gradevole, che comunque lo sentiamo come urgente, tanto che le persone che hanno ascoltato queste vocalizzazioni di gatti in questi contesti hanno riportato di aver sentito, laddove c'era questa componente acustica, un suono poco gradito, appunto, urgente, a cui sentiamo il bisogno di rispondere, quindi preparandogli da mangiare, il modo con cui i gatti si sono evidentemente conquistati la loro cena. Ci sono, eh, prima dicevo i gatti presentano, anche se non si direbbe, un ampio repertorio di vocalizzazioni e tra queste le più famose sono sicuramente le fusa. Devo dire suoni eh, vocalizzazioni di cui non sappiamo veramente tantissimo. Eh, sui meccanismi di produzione delle fusa, cioè come i gatti riescono a produrre le fusa, è stato pubblicato recentemente uno studio, ma il mistero delle fusa dei gatti direi che continua. Quello che sappiamo è che le fusa, e qui veniamo ad un altro mito sul comportamento e anche sul benessere, della valutazione del benessere dei gatti, che è il fatto che le fusa vengano associate automaticamente ad un gatto felice, ad un gatto sereno. Anche qui non è così, non è sempre così, perché in questo contesto vediamo e sentiamo... Tipico, le fusa in un contesto di coccole in cui il gatto si sta godendo anche in no? questo momento. Però, non è l'unica situazione: perché si è visto che le fusa vengono manifestate dai gatti anche in situazioni di stress, in situazioni di disagio, anche quando stanno male. Quindi è un problema. Talvolta, pensare che un gatto che produce le fusa, senza guardare nient'altro, senza prestare attenzione agli altri comportamenti, ci stia dicendo: Voglio essere toccato oppure sono felice. Ed ecco perché capita che le persone certe volte mi dicano e raccontino che. Sono stati graffiati, sono stati morsi dai gatti, però stava facendo le fuse. Quindi i gatti passano anche un po' per quelli che non sanno bene cosa fare. In realtà sanno benissimo cosa fare. E che le fusa, insieme anche al fare la pasta, quel movimento ritmico con le zampe, è un comportamento che i gatti manifestano e mantengono sin dalla prima infanzia. E si pensa che proprio anche qui la domesticazione, la convivenza con la nostra specie possa aver influenzato la persistenza di questi comportamenti che però hanno una funzione autoconsolatoria. Quindi un gatto che fa le fuso, un gatto che fa la pasta, non è automatico che voglia essere toccato, per cui attenzione a tutti gli altri comportamenti perché altrimenti il graffio è veramente dietro l'angolo. Ci sono però situazioni in cui eh, in effetti riusciamo a capire qualcosa della vocalizzazione dei gatti. E per parlarvi di questo facciamo un piccolo test sui miagoli. Ora vi farò ascoltare due diversi miagoli e non vi dico nient'altro. Non vi dico da chi sono stati prodotti, non vi dico in quale contesto sono stati prodotti. Vi chiedo, lo facciamo poi per alzata di mano, di provare a capire quale dei due, se il primo miagolì o il secondo miagolì, è stato prodotto da un gatto in un contesto emotivo positivo. Quindi in una situazione in cui un gatto comunque stava bene, non stava vivendo niente di, di traumatico, di stressante. Partiamo con il primo. Il secondo. Ok, chi pensa che sia il miagolio numero uno in contesto emotivo positivo? Ok. Chi pensa sia il numero due? Ok, la maggioranza numero uno. Tra, tra di voi ed è corretto perché in effetti era il miagolio numero uno quello prodotto in un contesto emotivo positivo in una situazione in cui in particolare il gatto stava attendendo del cibo il secondo miagolio è stato prodotto da un gatto che invece si trovava in isolamento quindi per un certo periodo ovviamente non, non lunghissimo da solo in un luogo sconosciuto ma perché molti di voi lo hanno intuito non sapevate nient'altro io non vi ho detto nient'altro perché ci sono le caratteristiche acustiche di un suono che ci fanno capire qualcosa sul contenuto emotivo di quella vocalizzazione. Si è visto che, infatti, anche se non riusciamo a capire esattamente, voi probabilmente non avete capito esattamente che quel gatto stava attendendo del cibo, però avete intuito qualcosa. I miagoli dei gatti sono molto diversi gli uni dagli altri. La, il miagolio è una vocalizzazione che rappresenta veramente l'emblema di come i gatti hanno adattato il loro repertorio di comportamenti per meglio comunicare con noi. I gatti selvatici non miagolano come e quanto i gatti domestici. E non lo fanno nemmeno i gatti ferali, gatti che non hanno avuto una socializzazione positiva e adeguata con le persone sin da quando sono cuccioli. I gatti domestici che vivono con le persone o che sono ben socializzati con le persone, che sanno come ottenere cose dalle persone, miagolano tanto e miagolano in modo diverso a seconda del contesto. I miagoli prodotti in contesti emotivi positivi, facendo uno studio sui miagoli dei gatti, si è visto che hanno delle caratteristiche simili ed ecco perché noi rileviamo questo contenuto emotivo. Sono miagoli con una melodia crescente una durata più breve e una tonalità più alta. Questo era molto evidente nei due miagoli che vi ho fatto sentire, soprattutto in relazione alla melodia crescente. Il secondo aveva una melodia calante. Quindi anche i miagoli sono indice di come i gatti sono, hanno imparato anche a comunicare meglio con noi, hanno capito che a noi piacciono le cose che si vedono molto bene, quindi le code ben alte, ma anche alcune vocalizzazioni come le fusa e i miagoli. Non solo però quello che vediamo, quindi ad esempio la coda, quindi quello che vediamo del corpo di un animale, del movimento di un animale o quello che sentiamo attira la nostra attenzione, c'è anche qualcosa che vediamo ma a cui non facciamo caso, che però ci porta a scegliere una foto di un cane o di un gatto oppure un'altra. E per farvi capire anche l'influenza di questo sulla nostra specie, vi faccio vedere queste immagini prese da uno studio del 2014. Per queste immagini vi chiedo di non soffermarvi troppo su ciascuna immagine, ma di sceglierne una delle due che vi farò vedere. Non pensateci troppo, ditemi solamente se scegliete quella a sinistra o quella a destra. Vediamo un attimo. Tra queste due, chi sceglie questa a sinistra? Chi sceglie questa destra? Tra queste, invece, chi sceglie questa sinistra? E chi è portato a scegliere questa destra? Il gattino, chi sceglie questa sinistra? E chi sceglie questa destra? Della donna, sempre qui, chi sceglie questa sinistra? E chi sceglie questa destra? E infine, del cane, del pastore tedesco, chi sceglie questa sinistra? E chi sceglie questa destra. E infine, dell'altro gatto, dell'ultimo gatto, sempre chi sceglie quella a sinistra e chi sceglie quella a destra. Allora, guardandovi, eh, su alcuni vi siete un po' divisi a metà, su altri c'era una netta preferenza delle mani alzate a sinistra. Io avrei scelto tutte sinistra. Però, Alcuni invece scelgono di alcuni a destra. Perché però c'è una preferenza per le immagini a sinistra? Che cosa cambia su queste immagini a sinistra? Sono più cuccioli. Sono, hanno un elemento, termine tecnico super scientifico, cucciolosità. <ride> cioè, sono foto modificate, anche quelle dei cuccioli, eh? anche quelle dei gattini e dei cagnolini, per renderli più da cuccioli, con alcune caratteristiche. Ed è per questo che ci sono anche cose che noi vediamo e scegliamo senza anche rendercene conto perché ci piacciono di più. E perché non solo quello che sentiamo ci può ricordare il pianto più un bambino, ma anche quello che vediamo ci ricorda un cucciolo. Questo è legato al cosiddetto baby schema o schema infantile. Caratteristiche morfologiche che riscontriamo nei cuccioli di diverse specie animali, nei nostri cuccioli, nei bambini, in un cagnolino, in un gattino in un primate, ma anche in un pulcino. Che cosa sono queste caratteristiche? Testa grande, guance paffute, e quella è una cosa che emergeva molto nella slide precedente, occhi grandi e rotondi, fronte ampia. Sai chi è stato disegnato così appositamente? I personaggi Disney. Esatto. Sono stati scientificamente sì, disegnati sì. con testa grande e occhi grandi. Assolutamente. Per anche i pupazzi, sì. anche i bambini della nostra specie, quando sono piccoli, se ci avete fatto caso, avete figli, nipoti, avrete visto che di fronte a dei pupazzi tendono a scegliere sempre l'orsacchiotto con la testa grande, con gli occhi enormi. Anche delle bambole, devo dire, per, per bambini, eh, sono un po' inquietanti alcune perché hanno questi corpi piccolissimi e queste teste enormi, occhi grandi. Ecco, perché anche sin da piccoli siamo influenzati normalmente dal baby schema ed è importante. Ed è importante perché i cuccioli devono essere attenzionati dai grandi, soprattutto in specie come la nostra, dove i bambini sono totalmente dipendenti dai genitori quando nascono, ma anche in specie come cani e gatti. Anche loro nascono sordi, ciechi, non camminano e sono totalmente dipendenti dalle cure materne. Per cui, rilevare in un soggetto questo baby schema, queste caratteristiche, ci porta a prendercene cura a sceglierli, a, a intenerirci anche nei loro confronti, a scegliere anche giochi che hanno queste caratteristiche e a prenderci cura di un cucciolo. Quindi siamo orientati da questo punto di vista. E un esempio molto particolare di ciò che accade nella nostra specie quando vediamo queste caratteristiche è anche eh, legato ad un cartone animato molto famoso che è Shack e a questo personaggio meraviglioso che è il gatto con gli stivali. In questa scena, che ora vi faccio vedere, come animazione, il gatto con gli stivali ingrandisce enormemente gli occhi, quindi con questi suoi occhioni giganti, eccolo. Lo sguardo e la mimica facciale che in questo momento c'è sulle vostre facce è legata al cosiddetto effetto del gatto con gli stivali. Qualcosa che è stato studiato in letteratura in uno studio pubblicato lo scorso anno. Si è visto che in particolare gli occhi grandi e rotondi catturano tantissimo la nostra attenzione. E si è visto che presentando a delle persone delle foto di cani modificate con un ingrandimento del 15% dei loro occhi, queste foto avevano la maggiore attrattiva per quelle persone. Tanto che addirittura le persone di fronte a queste foto iniziavano a fare l'espressione che avevate voi poco fa e anche a fare le vocine, quelle che vi ho oscurato io prima nel mio video, ma che avete ben presente. Però si è visto anche una cosa interessante. Quando l'ingrandimento degli occhi veniva aumentato dal 15% al 30%, l'effetto del gatto con gli stivali si riduceva e le persone iniziavano a percepire queste foto e questi occhi come troppo grandi, innaturali e questo, e quindi l'effetto no, di attenzione, di cura, di preferenza si riduceva. Questo è qualcosa che comunque sperimentiamo tutti i giorni nella nostra vita, quando vediamo cani e gatti che hanno gli occhi troppo più grandi rispetto alla dimensione della testa, in proporzione. Occhi troppo rotondi, in fuori, e la testa molto più piccola. Questo lo osserviamo soprattutto in alcune, spe, in alcune razze, scusate, come bulldog francesi, ma anche nei chihuahua. Animali comunque piccoli che però hanno questi occhi molto grandi. E la selezione di queste caratteristiche è legata al baby schema, è legata allo schema infantile. Lo riscontriamo in diversi soggetti di diverse razze. Lo schema infantile, questa predilezione da parte nostra per determinate caratteristiche morfologiche, ha portato anche a definire caratteristiche come questa, soggetti brachicefali, cioè cani e gatti col muso schiacciato. E veniamo ad una questione. Molto importante, è un punto cruciale del nostro incontro, legato profondamente al benessere animale. L'impatto che alcune caratteristiche morfologiche, che a noi sembrano tanto carine e innocue, ha invece sulla clinica, sulla salute di questi animali. I cani e gatti brachicefali possono infatti fare molta fatica a respirare, è il caso di. Bulldog francesi, bulldog inglesi nel caso dei cani, oppure di persiani o exotic shorter nel caso dei gatti. Musi troppo schiacciati che in alcuni soggetti possono portare a delle difficoltà respiratorie. Però, visto che parliamo degli aspetti invece etologici, non clinici, medico-veterinari, c'è anche un altro aspetto molto importante che devo dire a me veramente interessa tantissimo. Perché... La faccia è anche elemento di comunicazione. Parlavamo di mimica facciale. E anche cani e gatti modificano la loro mimica facciale in relazione a ciò che stanno provando in un determinato momento. Ed ecco che, però. Se da un lato cerchiamo un modo oggettivo dal punto di vista scientifico per descrivere il comportamento e la mimica facciale di quel soggetto, ci troviamo anche di fronte a differenze morfologiche di razza, che talvolta possono portare a vedere meno alcuni segnali, per un muso che ad esempio è troppo schiacciato, ed evidenziamo di meno, per esempio, il movimento delle labbra, oppure la regione frontale, il movimento della regione frontale, quindi alcune componenti muscolari. Questo gatto, per esempio, sta male. Facendo un'analisi facciale di quello che vediamo, quindi della sua mimica facciale, possiamo riscontrare alcuni elementi che ci fanno presumere che quel gatto stia male. Certo, dobbiamo considerare anche gli altri comportamenti, la respirazione, avere informazioni ovviamente dal punto di vista clinico, ma dal punto di vista strettamente etologico-comportamentale esiste una scala di valutazione nota come Grima Scale. Grima significa smorfia, quindi se pensate alla smorfia di dolore vi viene subito in mente quello che per noi significa una smorfia di dolore. Se qualcuno sta male fisicamente, ha un problema, lo vedete, cioè lo capite anche senza che quella persona dica nulla. Ecco, anche nei gatti è stata pensata una grima scale per la loro specie, quindi tenendo conto delle loro caratteristiche anatomiche, muscolari e della mimica facciale. Nella grima scale si considerano cinque elementi. Si considera la posizione delle orecchie, la posizione della testa, la tensione del muso, la posizione delle vibrisse e l'apertura degli occhi. Cosa vediamo qui? Vediamo orecchie distanziate tra di loro, c'è cioè molto spazio tra l'una e l'altra. Vediamo occhi chiusi a fessura, vediamo il muso molto teso, le vibrisse dritte e la testa incassata tra le spalle, con il mento un po' portato verso il petto. In questo caso, visto che ad ogni parte no, anatomica valutata si dà un punteggio, in questo caso un punteggio potrebbe essere di 10 su 10 della scale, quindi molto alto. È molto probabile, in associazione, ripeto, ad altri segnali e ad altre informazioni, che questo gatto stia male, che stia provando del dolore fisico. Ora, io ho iniziato dicendo che questo gatto sta male perché so che questo video, in realtà poi ho preso un, un fotogramma del video, è stato registrato su un gatto che stava male. Però appunto c'è un problema, perché se noi abbiamo una morfologia molto diversa da questo gatto che invece ha delle orecchie ben lunghe, ha un muso non schiacciato, se invece ci troviamo di fronte a un gatto che ha differenze anatomiche, proprio strutturali, per come è fatto, potremmo avere difficoltà a rilevare queste variazioni. E quindi questo può avere un impatto sulla comunicazione. Magari anche, appunto, tra cani e cani, tra gatti e gatti, ma anche sulla lettura da parte nostra del loro comportamento. E questo accade soprattutto quando ci troviamo di fronte a questo tipo di soggetti. Questa è una razza molto conosciuta, è diventata anche famosa anche recentemente per un dibattito social che c'è stato, ed è lo Scottish Fold. Quando viene proiettato un'immagine dello Scottish Fold, quando si vede un'immagine dello Scottish Fold, la reazione è la stessa che abbiamo visto prima del gatto con gli stivali. Ed è evidente perché è carinissimo, è super carino. E questo perché incarna proprio tutte le caratteristiche del baby schema. Il suo nome è Scottish Fold perché fold, folded significa ripiegato in inglese. E questo fa riferimento alla caratteristica che vedete delle orecchie. Ora, anche qui. Una caratteristica tanto carina che ci sembra innocua, ma non lo è. Questa caratteristica è legata ad una mutazione genetica che ci è piaciuta però tanto e che abbiamo deciso di mantenere nel corso della selezione di razza, tanto da avere poi una razza, no? che è quella dello Scottish Fold. Questa caratteristica, quindi legata a questa mutazione, è associata ad un'alterazione dell'accrescimento delle cartilagini. Ora, questa nostra parte dell'orecchio è fatta di cartilagine e lo è anche la pinna auricolare di un cane o di un gatto. E se immaginate l'orecchio di un cane o di un gatto, immaginate delle orecchie lunghe e dritte. Non per tutte le razze è così, anche per quanto riguarda i cani. Abbiamo anche orecchie lunghe, no? pendule. Nel caso degli Scottish Fold, questo è legato ad una mutazione. Il problema è che questa mutazione coinvolge anche altre parti del corpo. E quindi questi soggetti, per le loro caratteristiche morfologiche e per la loro razza, sono predisposti ad una condizione che è l'osteocondrodisplasia. Una situazione che può impattare negativamente sul benessere a lungo termine di questi gatti, portando ad una condizione cronica molto dolorosa. Ed ecco che ci colleghiamo nuovamente alla mimica facciale. Le orecchie sono incluse nella valutazione della mimica facciale e di fronte a un gatto come lo Scottish Fold facciamo fatica ad evidenziare questo tipo di variazioni. Ed ecco quindi l'impatto anche dal punto di vista no, degli studi scientifici. Cerchiamo di avere delle scale oggettive di valutazione ma poi ci troviamo di fronte a delle differenze che, devo dire, negli ultimi anni si stanno analizzando sempre più nel dettaglio, delle differenze tra soggetti della stessa specie. Che però appartengono a razze diverse, che sono soprattutto, questo accade nei cani, che sono molto diverse tra di loro. Taglia, ma soprattutto coda, orecchie. E parlando della coda, parlando delle orecchie, abbiamo visto l'importanza che questi hanno nella comunicazione. E quindi ci chiediamo adesso, visto che stiamo avendo più elementi, più studi su cui ragionare, che impatto ha tutto questo sulla comunicazione? Che impatto ha vedere. Un cane che ha la coda di un carlino corte e arricciata in cui non riusciamo ad evidenziare il movimento che abbiamo visto all'inizio. Questo che impatto ha sulla comunicazione tra cani, tra gatti e con noi? Perché noi facciamo affidamento, lo dicevamo prima, su segnali visivi, noi siamo molto orientati sulla vista. Per capire questo aspetto c'è uno studio pubblicato quest'anno, quindi veramente freschissimo. Che ha indagato la risposta di alcune persone di fronte a delle foto e dei video di cani appartenenti alle due razze che vedete, Boston Terrier e Jack Russell, diversi dal punto di vista morfologico, soprattutto per quanto riguarda il muso. I primi sono, hanno il muso schiacciato, sono brachicefali, i secondi hanno invece il muso ben lungo. Che cosa è emerso? Le persone di fronte a foto di Jack Russell, erano più accurate nell'associare la mimica facciale di quel cane all'emozione che stava provando e al contesto diciamo, in cui il cane si trovava. Nel caso dei Boston Terrier, invece, erano più portate a affermare che il cane stava provando un'emozione positiva anche quando in realtà si trovava in tutt'altro contesto. Per esempio, c'era una persona Estranea, che si avvicinava in modo minaccioso. Quindi in quel momento era stata scattata una foto. Eppure le persone, nonostante il cane si stava in una situazione completamente diversa, in questa razza tendevano a ritenere che la mimica facciale era positiva. Inoltre, nel caso dei Boston Terrier, le persone hanno anche comunicato di aver avuto più difficoltà e che avevano bisogno di vedere anche la restante parte del corpo del cane, quindi di aiutarsi non solo mimica facciale ma anche di vedere la coda, di vedere la postura. E questo è un passo molto importante dal punto di vista scientifico, un primo studio che necessita di approfondimenti ma che è molto importante perché ci dà l'idea di quanto queste caratteristiche in effetti siano variabili e siano lette in modo differente dalla nostra specie e come possiamo avere anche più difficoltà a leggere il comportamento, la mimica facciale a seconda delle caratteristiche di razza e questo appunto ha un impatto molto forte anche sul benessere, sulla comunicazione, sulla convivenza, perché se non conosciamo le caratteristiche, il comportamento del soggetto con cui stiamo interagendo e non vediamo alcuni elementi, ecco che ci possono essere delle incomprensioni comunicative. Quindi il gatto, il cane non si vuole avvicinare a noi, noi non riusciamo a leggerlo correttamente, ma ci avviciniamo lo stesso. Se pensiamo all'interpretazione che noi facciamo del comportamento appunto di un'altra specie animale, dobbiamo considerare anche a una tendenza che è quella di umanizzare il comportamento di un'altra specie, di attribuire emozioni, stati mentali, motivazioni che sono tipiche della nostra specie, perché magari vediamo un comportamento che è simile a quello nostro, ma che a seconda della specie animale può avere significati completamente diversi. E per parlare di questo vi faccio vedere una foto e vi chiedo di dirmi, qualcuno di voi a chi va, che cosa vi viene in mente guardando questa foto. Ok, quindi cane che si sente in colpa che ha distrutto qualcosa e un po' pentito. Il cosiddetto sguardo colpevole. Ok. Questo è un altro falso mito. <ride> Perché queste sono le tipiche situazioni. È successo qualcosa? Vediamo questo sguardo, cosiddetto sguardo colpevole. Vediamo la sclera dell'occhio, quindi la parte bianca dell'occhio. Ma che cosa guardiamo anche? Che cosa vediamo in un cane in queste situazioni? Vediamo che porta le orecchie indietro, che si accovaccia, che inizia a scodinzolare spesso, ma con la coda bassa o tra le zampe, che inizia anche a evitare lo sguardo, girare la testa dall'altra parte. Significa che è colpevole, cioè, significa che sta provando un senso di colpa. Questo è indice di un certo livello di umanizzazione da parte nostra, perché in realtà questi comportamenti nei canidi vengono manifestati proprio tutti insieme in modo ritualizzato per ridurre la tensione emotiva, per abbassare i livelli di tensione in un'interazione in cui è probabile che ci possa essere una conseguenza negativa. Il proprietario, la proprietaria che si arrabbia perché è successo qualcosa. E i cani questa cosa iniziano a farla quando la persona rientra a casa. Però non quando la persona rientra in casa e si afferma, ma quando una persona rientra in casa e vede il comportamento del cane o vede che il vaso è a terra, fa qualcosa. Postura, gesti, tonalità della voce. E i cani sono molto sensibili a queste variazioni e rispondono non per senso di colpa, ma per i nostri comportamenti. E se lo fanno prima o poco prima, è perché in passato hanno associato ad una situazione una conseguenza spiacevole e questi comportamenti anticipano la conseguenza spiacevole, la sgridata, e quindi lo fanno per abbassare i livelli di tensione di quella situazione. Ecco perché pensare che questo sia uno sguardo colpevole porta a delle incomprensioni. Pensare che provi un senso di colpa per una violazione di norme comportamentali che sono nostre. Noi sappiamo che i vasi stanno su, su, su e non devono cadere a terra oppure che la spazzatura non è un elemento di arredo. È importante in questi casi pensare anche a quanto noi influenziamo il loro comportamento e a quanto loro sono abilissimi a leggere i nostri comportamenti e a rispondere di conseguenza. E sempre a proposito di incomprensioni, molto spesso tutti questi comportamenti vengono interpretati come dispetti. Anche qui non è proprio così. Il rischio, il grandissimo rischio di pensare che questi siano dei dispetti è che si perde la comunicazione che c'è dietro. Per esempio, urina fuori dalla lettiera. È una situazione molto comune, è una situazione che comunemente viene interpretata come un dispetto. L'urina fuori dalla lettiera in realtà è un segnale di disagio, le cui cause vanno indagate prima da un punto di vista clinico, medico, perché un gatto potrebbe iniziare ad urinare fuori dalla lettiera perché ha problematiche all'apparato urinario, oppure dolore articolare non fa entrare in lettiera o non gli permette di compiere in modo agevole tutti i movimenti quei fantastici rituali che i gatti no, fanno tutti in lettiera esclusa la causa organica, quindi clinica passiamo a quella comportamentale anche qui, allontaniamo l'idea del dispetto, pensiamo alle caratteristiche di specie, a come i gatti comunicano a quello di cui i gatti hanno bisogno l'urina fuori dalla lettiera potrebbe essere legata a una situazione sociale che gli porta a disagio, ad una competizione con altri gatti sulle risorse, sulla lettiera, oppure ad una lettiera che non è adeguata, che è troppo piccola, che ha i bordi troppo alti o che viene posizionata in punti della casa in cui il gatto si sente più vulnerabile, oppure un substrato quindi quello che ci mettete dentro la lettiera, che non è presente in quantità sufficiente. Ecco che se noi pensiamo subito al dispetto, noi ci perdiamo tutta la comunicazione, ci perdiamo tutto quello che i cani, che i gatti in quei momenti stanno comunicando, del disagio, oppure un'esigenza, oppure un dolore, o ancora un'esigenza etologica che non è stata soddisfatta. Ed ecco perché arriviamo un po' a, a, alla conclusione e eh, a unire tutti i fili ecco perché imparare a conoscere le differenze di specie imparare a conoscere la complessità del comportamento di un'altra specie soprattutto tenere a mente quanto la diversità etologica sia preziosa da conoscere ci porta a agire in modo positivo sul loro benessere noi con gli animali domestici, in particolare, in particolare con i cani e con i gatti, siamo molto coinvolti, siamo anche responsabili del loro benessere, perché noi gli forniamo le strutture, le attività, gli strumenti su cui loro, con cui loro possono manifestare il loro normale repertorio di comportamenti. E se non conosciamo la loro etologia, se non conosciamo le incomprensioni, se non conosciamo i falsi miti, se non conosciamo la scienza che c'è dietro il loro comportamento, L'impatto sul benessere può essere importante e quindi possiamo arrivare a perdere quello che di bello c'è nella lettura del comportamento di un cane o di un gatto. Vi ringrazio per l'attenzione. Gra Grazie Lorenza. Eh, prima cercavo un dato che mi ha un po' sorpreso, anzi ci ha sorpreso. Eh, sondaggio, secondo voi, ecco, sono, sono dati affidabili dell'equivalente europeo dell'Istat, ci sono più gatti o cani come animali domestici e non selvatici in Italia? Cani? Io pensavo cani, invece gatti... Sì. E quanti, secondo voi, quanti gatti ci sono, secondo queste statistiche? Tanti. Ci sono, secondo l'abbiamo visto prima, 10,2 milioni di gatti domestici in Italia, 10,2 milioni di gatti domestici in Italia sì. e 8,8 milioni di cani domestici. Quindi è un problema: è problema non è un, molto spesso non è un problema, una eh, è una gioia. È un tema che riguarda un'enorme quantità certo, di, di persone. Eh, di persone, perché sono parte della famiglia ormai. Insomma, eh, e sono tanti, in totale: tantissimi. Sì. sì. Anche se il numero, la, 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 gli animali numero uno nella statistica sono proprio i motivi pesci, perché basta avere un acquario con. E ne hai tanto. Sì. Quindi contando il singolo pesce, i pesci esatto. stravincono, sono 40 milioni o qualcosa del genere. Ah, sì. eh, questi sono i social di appunto Lorenza, Beh Animal. Io direi prima di salutare, anzi, ci saranno sicuramente delle domande tra il pubblico, perché immagino che tutti voi abbiate. Certo, sì, qui eh, l'indagine era su animali di proprietà, immagino. Questi sono Diccio. animali domestici di proprietà, sì, sì, non, sì. Non, eh, sì. non sono i randagi. Ci sono delle stime anche sui randagi, ma abbiamo cercato il, eh, il dato sull'animale domestico, l'animale che Beh, no sì sì, i randaggi sono animali domestici che però. 10.000 anni fa erano vivono... tutti randagi adesso. Uh, sì, sì, sono comunque animali domestici che vivono però in contesti al di fuori della dipendenza o comunque dell'interazione con l'uomo. Però parliamo di cani e gatti domestici. Soprattutto i gatti poi c'è anche un fenomeno della semidomesticazione domesticazione ma ci sono gatti. Uh, sì, sì, comunque sono animali magari appunto ferali, che però sono animali do do gatti domestici, cani domestici, che però si trovano a vivere in una situazione di dirigua libertà di semi Però socializzano con l'essere umano. Alcuni o... sì, alcuni no, ecco mm. perché prima facevo la differenza tra gatti domestici che vivono come animali da compagnia e gatti ferali, che invece non sono ben socializzati con le persone che anzi tendono ad evitarle, no? Questo è molto variabile ovviamente da individuo a individuo, quello è da considerare. Sì, in realtà è proprio la mutazione genetica legata alla caratteristica, no? che poi però coinvolge altre parti del corpo ed ecco perché anomalo accrescimento delle cartilagini, sì, orecchie, ma anche altre parti, quindi soffrono di problematiche che portano veramente a dolore cronico di questi soggetti. In realtà non è tanto, eh, anche qui dal punto di vista nostro del dispetto, anche in questo caso è importante considerare quello che è l'evento che è accaduto, però non è esatto, è un disagio, però, perché se parliamo di dispetto parliamo di una serie di accezioni anche morali che sono tipiche della nostra specie. In questo caso i gatti, anche molti gatti e non tutti, vivono molto male questo tipo di cambiamenti, di spostamenti, di rimanere soli, di avere magari una persona in casa nuova, sconosciuta, che li gestisce, che va a pulire le lettiere. Quindi anche in questo caso sempre partire da esatto, quella che era stato un fattore stressante, che ha modificato la risposta comportamentale, ponendo che nei gatti, e questa è una cosa importante, bisogna anche discriminare tra urina fuori dalla lettiera come attività di minzione per soddisfare un bisogno naturale di minzione, di ehm, espellere urine, dalla marcatura urinaria, che viene manifestata in modo diverso, ma che viene manifestata da maschi, da femmine, sia da gatti castrati che da femmine sterilizzate, in relazione proprio a fenomeni di disagio. Per esempio, ci possono essere situazioni in cui gatta sterilizzata, che vive in casa, Passano gatti fuori dalla finestra, eccetera, vi spruzza contro il muro della finestra. E uno pensa: sì, ma è stato sterilizzato, oppure il gatto, sì, ma è stato castrato. La marcatura urinaria ha funzioni di comunicazione è meno frequente, non ha una motivazione di base sessuale, però è comunque una manifestazione comunicativa di disagio sociale oppure di altri elementi che vanno indagati. Quindi anche qui no, spesso si pensa um, eh, ma l'ho castrato, l'ho sterilizzata, in realtà può capitare in relazione ad alcune situazioni. Però le due cose, no, Urina fuori dal lettiere e marcatura si distinguono per alcuni elementi, non sempre è facile distinguerli, perché si pensa alla marcatura come qualcosa che avviene solo su superficie verticale, in realtà può avvenire anche su superficie orizzontale, insomma, quindi non per forza con lo spruzzo di urina, la quantità tende ad essere diversa, però non è, non è facilissimo anche discriminarli. È difficile dirlo nel senso che va valutata la situazione nello specifico, in relazione a quello che si può fare in quel contesto si può diminuire, dipende, ecco, può essere anche una questione di distribuzione delle risorse. Magari anche distribuire le risorse, cibo, acqua, lettiere, accesso a luoghi riparati in modo differente può ridurre sensibilmente la marcatura. Mm. Non è detto Cioè che, che no. possa avere il suo angolo riservato. Esatto, sì. Perché magari eh, anche ad esempio per eh, riposarsi, per mangiare, per urinare deve passare in luoghi che sono frequentati da altri gatti e vive questa situazione con disagio per cui marca su altre superfici. Ogni situazione va valutata in modo selettivo però non è detto che non si possa risolvere assolutamente. Di, come dicevo prima è... In alcuni casi è difficile riuscire a discriminare un comportamento dall'altro, non è facile, eh, però nel momento in cui si fa e si capisce la motivazione ci sono delle modalità con cui, attraverso le quali si riesce a capire dove agire, perché anche magari la condivisione dei, dei luoghi del pasto. Essere una cosa stressante, cioè, mangiano tutti vicini, tutti allo stesso momento in ciotole ravvicinate. Anche questo, se viene distanziato nel tempo, nello spazio, potrebbe abbassare i livelli di tensione tra i soggetti conviventi, che rappresentano quello dei soggetti conviventi, di più gatti conviventi. Sicuramente un fattore stressante il fatto di vivere tanto Se la può insieme. consolare, una mia amica aveva quel problema. Lei ha due gatte, una marcava tantissimo. Ha messo le ciotole in due stanze diverse e ha funzionato. È Però non è garanzia. Eh, che... no, no, va, <ride> Nel suo perché... caso ha funzionato. Ah, non ha funzionato. Eh, allora. è, bisogna considerare tanti fattori. Magari in quel caso era il fattore determinante che legato mh, al, al comportamento. Sì, le ha provate tutte. Alla fine esatto. ha avuto. Senza, senza sapere nulla di etologia. Esatto. Ha avuto l'intuizione. Proviamo a vedere se si rubano il ciotole È andata a tentativo. Se... Magari è... invece con una consulenza, un'indagine specifica, uno pone delle domande mirate, oculate e quindi dice ma dove mangiano e magari in quel caso no, avrebbe un po' risolto prima conoscendo alcuni elementi, però sì. Allora, su, sicuramente sui cavalli ti so rispondere di più perché sono mammiferi e mi occupo di più di mammiferi domestici eh, nel caso dei cavalli in realtà ci sono diversi studi soprattutto negli ultimi anni che valutano e stanno tentando di valutare più nel dettaglio come anche i cavalli rispondono ai nostri segnali di comunicazione eh, al nostro gesto di puntare alla variazione della nostra voce oppure al sentire le nostre secrezioni e a rispondere di conseguenza Ecco, queste cose in realtà sui cavalli vengono fatte, certo, i campioni anche di indagine di cavalli d'affezione che si riescono ad avere sono inferiori rispetto a cani e gatti, già i cani eh, molto di più rispetto ai gatti, no? Ma come numero di animali che si riescono a coinvolgere in uno studio, però sui cavalli in realtà c'è un filone di ricerca in questo senso, c'è cioè di... Modulazione del comportamento nell'interazione con la nostra specie. Su, sui cavalli c'è, ci sono studi veramente super interessanti sulle capacità cognitive dei cavalli, come rispondono anche a, ai nostri movimenti, ai nostri gesti, a cose che noi insomma, facciamo naturalmente e che loro sono molto sensibili a rilevare. Pensate alla storia della famosissima, del cavallo Cleverance, non so se la conoscete, un cavallo... Eh, un cavallo che, che contava, che poi in Che contava, po no? sì. si, si pensava che quel cavallo, quindi, pessava lo zoccolo su, su una pedana e, in relazione al numero di volte che era il risultato di un'operazione, quindi 1 uno più 3. Sì, ci sono, è Una cosa di... 100 sì, sì, anni sì, fa, sì, esatto. scrivevano la lavagna un 6 più 3. E il cavallo pestava lo zoccolo nove volte, però si è scoperto che. Si è scoperto che Hans era molto intelligente, ma non contava nel modo in cui si pensava, ma era abilissimo a leggere dei segnali che involontariamente il proprietario, in particolare, gli dava. E quindi lui era molto bravo e anche sull'intelligenza noi abbiamo una concezione molto antropocentrica, eh, pensiamo che il nostro tipo di intelligenza sia il punto di partenza in realtà si parla di intelligenze nel mondo animale ogni specie animale utilizza modi di comunicazione di risoluzione dei problemi che sono diverse che sono tutte intelligenze straordinarie e bellissime da studiare ed è importante togliere un po' il peso dell'umanizzazione negli studi di altre specie perché ci precludiamo delle scoperte sensazionali come l'hanno smascherato il cavallo Hanks? Prima hanno detto no, il padrone gli dà i segnali, allora hanno messo il padrone fuori dalla stanza. Ma il cavallo Hans faceva i conti lo stesso, perché leggeva i segnali del pubblico. Cioè, Anche se noi non siamo il padrone del cavallo Hans, quando arriva 6 più 3 fa 9, quando arriva il nono colpo dello zoccolo, Hans sentiva che il pubblico diceva c'era una tensione che noi non avvertiamo, ma lui avvertiva, l'hanno smascherato isolando lui. Cioè l'hanno messo in una stanza vuota con il, il conto alla lavagna e lui... Ecco perché, faceva caso. ecco perché anche la questione dell'intelligenza, un po' come la questione dell'aggressività, anche lì eh, ci sono delle concezioni, delle idee che sono spesso sbagliate. Perché si pensano che il cane è più intelligente, la razza è più intelligente, sulla base di cosa? Sulla base di perché talvolta si confonde l'intelligenza con una motivazione a svolgere compiti che piacciono a noi. Che piacciono noi, e quindi li riteniamo più intelligenti perché sono più bravi a far quello in relazione ad una selezione che è stata fatta. Ed ecco perché è bene non negativizzare del tutto un comportamento che in alcuni contesti può essere funzionale, ma neanche rendere esclusivo, bello, un comportamento che a noi piace quando in realtà ogni specie ha le sue capacità cognitive. I border collie sono intelligentissimi ah. perché radunano le pecore, perché serve a noi che radunano le pecore. Poi <ride> sono cani meravigliosi per carità. Certo, sì. C'è un, una domanda. Eh, eh, quello può, può rappresentare un problema perché penso sia importante sempre la mediazione di una persona adulta, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli, ma penso sia soprattutto importante l'aspetto educativo eh, che parte dagli adulti e finisce anche a coinvolgere i bambini. I bambini sono molto bravi e molto sensibili no? anche agli animali e se anche gli adulti imparano per primi a capire come interagire in modo adeguato tutelando l'animale e tutelandosi, ecco che l'insegnamento passa ai bambini e io penso che i bambini siano molto bravi a capire queste cose, bisogna insegnarglielo ed ecco perché la figura dell'adulto deve mediare non solo nell'interazione attuale ma nell'educazione nell che c'è prima, perché se i bambini hanno un approccio di manipolazione eccessiva sul soggetto, sul cane, nessuno gli ha spiegato che in realtà l'approccio è bene che sia diverso, nessuno glielo ha insegnato in realtà, non è ovviamente colpa loro, anzi c'è una ricerca che ha proprio valutato quanto nei bambini ci possa essere, ed è ovvio che sia così, una difficoltà nella lettura del comportamento di un'altra specie, ma che questa cosa si può acquisire e quindi si può imparare, per cui il ruolo educativo in questi casi penso sia fondamentale, la mediazione dell'adulto quindi non solo ad essere lì presente e a mediare l'interazione, ma anche al di fuori del momento in cui si sta con il cane o con il gatto, educare e dare anche il buon esempio di un'interazione che rispetti l'altro soggetto. Ci possono essere delle interazioni meravigliose tra cani e gatti che possono imparare a comunicare, nonostante appartengano a specie diverse tra loro, possono imparare a comunicare in modo funzionale anche a creare un'amicizia. Il fatto che possano imparare a comunicare non significa che debbano per forza o riescano per forza a diventare amici, perché questo può dipendere da tantissimi fattori di vita. Nell'introduzione, magari, però, sai, non, cioè, non, non è, non si, a priori, cioè ora passate del tempo, non, è difficile rilevare la causa esatta, possono anche essere più fattori insieme, può anche essere il fatto che, non so, magari non è questo il caso, però un gatto magari ormai era grande, ormai era anziano, il era stato portato un cucciolo di cane dentro, non aveva più voglia di. Cioè, non riusciva ad interagire con un altro individuo in relazione alla sua condizione di vecchiaia. Quindi ci sono tanti fattori diversi, ecco perché l'introduzione va fatta in modo specifico, in modo graduale, non sempre pensare a faccio venire un compagno, una compagna, sia della stessa specie sia di una specie diversa. A seconda delle situazioni non è sempre la, la soluzione a quello che noi pensiamo sia un problema di noia o di, di altre cose, ma va pensato in modo oculato. Certo, io penso anche che non, non c'è solamente l'odio e l'amicizia più profonda, ci può anche essere una convivenza in un'ottica di tolleranza, Va, cioè, va anche bene così, va anche accettato questo aspetto di differenze individuali anche tra due gatti, per esempio, che convivono e convivono abbastanza bene, ci possono essere dei momenti in cui se le danno. E, insomma le convivenze possono essere molto complesse anche per altre specie animali quindi è molto variabile però riscontrare una situazione di tolleranza reciproca secondo me in relazione ai soggetti può essere comunque un buon risultato della convivenza parlando due lingue diverse devono imparare certo. la lingua l'uno dell'altro un po' come noi. con noi c'è eh. anche alcuni soggetti che sono più propensi al contatto altri di meno qui ritornando al discorso di prima anche l'ambiente, anche i fattori esterni influenzano il comportamento, tutto quello che succede nella vita di un soggetto influenza di volta in volta il comportamento e questo aspetto è importante sottolinearlo e comunicarlo. In realtà è eh, abbassare i livelli di tensione emotiva di una situazione. Perché? Perché magari in passato, in, in quel simile contesto, in una simile situazione, ha subito una conseguenza negativa, che può essere stata una sgridata, può essere stata una punizione. E quindi questi comportamenti nel repertorio dei canidi servono in un ambiente sociale, con altri soggetti, abbassano la probabilità, riducono la probabilità di... Esatto, di avere una conseguenza negativa da parte di un altro individuo, quindi mostrare un comportamento pacifico, un comportamento più sottomesso e quindi evitare una conseguenza negativa. Questo accade appunto in soggetti che in passato hanno fatto un'associazione tra questo tipo di dinamiche. Ecco perché abbassare i livelli di tensione. In realtà anche apprendimento, perché è apprendimento rispetto a quello che è successo in passato. Quindi è una cosa, è una ritualizzazione dei comportamenti che viene appresa in relazione all'esperienza di un singolo soggetto. Ecco perché, ad esempio, in, in queste ricerche che sono state fatte, si è visto che anche se i cani non avevano fatto niente in uno studio in particolare, ma i proprietari era stato detto che qualcosa era successo, i cani comunque manifestavano lo sguardo colpevole perché rispondevano ai proprietari ecco perché ridurre la tensione emotiva essendo una specie fortemente sociale è importante mantenere una situazione pacifica ed evitare conseguenze negative e lo si fa anche tramite questi comportamenti ritualizzati appunto grazie, <ride> grazie. io ringrazio tantissimo Lorenza e Polistena, a voi. ringrazio voi che siete intervenuti comunicazioni finali importanti prima di lasciarci eh, questo era l'ultimo appuntamento di Giovedì Scienza dietro l'angolo, eh, appunto, che si inserisce nell'ambito del programma La Cultura dietro l'angolo. Ringraziamo ulteriormente la Biblioteca Civica Lorenzo Milani che ci ha ospitato. Uh, tutti coloro che sono stati coinvolti nel, pro nel progetto La Cultura Dietro L'Angolo, uh, la rete delle case del quartiere, le biblioteche civiche, la compagnia di San Paolo e la città di Torino. E uh, ancora grazie a Lorenza Polistena, ancora grazie a voi e alla biblioteca civica Lorenzo Milani. E a questo punto, arrivederci al prossimo anno con Giovediscienza e con Giovediscienza Dietro L'Angolo. Grazie.